Frittata fatta, raspadori, ruspadori, ma come cazzo si chiama questa notte? Ce lo sogneremo. Raspadori, ruspadori, com'è che si chiama quello là? Questa notte ce lo sogniamo. Comunque, frittata fatta. Non sono io uno dai video sfoghi. Non mi voglio arrabbiare, ma porca di quella puttana, io dico, primo tempo va bene, stavamo giocando col Sassuolo, non stavamo giocando con l'Udinese che è l'anticalcio, il Sassuolo gioca bene a calcio, ma maledetta, maledetta, ma è possibile che in casa non riusciamo o a vincere o a pareggiare decentemente, ma dobbiamo sempre prendere bastonate? Cioè, io dico un primo tempo che andava bene, stavamo giocando bene, siamo andati in vantaggio, un bellissimo gol, abbiamo fatto anche un buon calcio, non abbiamo subito tantissimo dal Sassuolo. Solo alla fine del primo tempo, però, e dai e dai, e dai e dai, e dai e dai, e dai e dai, alla fine lo prendi, e dai e dai, e dai e dai, alla fine lo prendi, Ragazzi, nel secondo tempo, un Milan a due facce. Primo tempo è andata bene, abbiamo rischiato poco. Il secondo tempo non siamo proprio. Il Milan è rimasto in panchina, in tribuna, dove cazzo era? Il Milan non è proprio sceso in campo. E dai e dai, l'abbiamo preso in quel posto. Frittata fatta, perché io spero di no, ma se domani l'Atalanta dovesse vincere, c'è lo scavallo, ragazzi. C'è lo scavallo e a me mi girerebbero veramente i coglioni. Questo non è un video sfogo contro chissà che cosa, ma è il nervosismo dopo partita, è un nervosismo naturale dopo partita, perché tu stai aggrappato a quel cazzo di secondo posto per andare in Champions League nella settimana più maledetta della nostra vita, giochi in casa col Sassuolo, è vero, avevi mezza squadra fuori, ci mancherebbe, avevi mezza squadra fuori, però il Milan non può perdere in casa col Sassuolo, porca di quella puttana. Il Milan non può perdere in casa col Sassuolo. Il Milan non può. C'è Mandzukic davanti. Facciamolo entrare prima. C'è Mandzukic, facciamo. Abbiamo preso due gol da Raspadori, Ruspadori, come cazzo si chiama lui. Ragazzi, ci vediamo domani perché il nervosismo sta salendo alle stelle e sono una bestia.